ma parleremo anche, come diceva prima, il nostro presidente della Sagra Bella, e poi via via anche alle associazioni. E durante il coffee break, se fra il pubblico c'è qualcuno che vuole iscriversi a parlare per le considerazioni finali, c'è la dottoressa Sugamelli che prenderà nota degli interventi programmati. Io volevo ringraziare, prima che iniziasse a parlare, l'avvocato Palermo, a titolo personale, perché l'avvocato Palermo mi ha fatto scoprire un pezzo di Salina che io mi vergogno quasi a dirlo, ma fino a 4-5 anni fa non conoscevo, la Salina Calcare. Credo che sia, non me ne vogliono tutti gli altri salinari, uno dei posti più di fascino di questa fascia costiera. È un posto meraviglioso. Ho visto le immagini di una decina d'anni fa fatte da un mio collega che per RTC allora aveva realizzato un documentario nello stato di abbandono in cui si trovava. Capisco che rischia sempre la galera ogni volta che smuove un tuffo, ma lui è avvocato e quindi il problema se lo risolve da solo. Però ecco, recuperare questo luogo incantevole è una cosa che veramente ci vuole coraggio, e poi ci vuole coraggio anche a mettere in funzione quante vasche, avvocato Palermo. È la grande a 25 savanti, quindi 25 vasche. Allora, a lei. Allora, anche se secondo il programma di lavoro io dovrei intervenire, diciamo, un po' famoso, per un interesse privato, parlando della Salina Calcare, io invece voglio, diciamo, trasformare il mio intervento, vorrei parlare soltanto da cittadino trapanese, anzi da cittadino della provincia regionale di Trapani, perché come ha detto il signor sindaco del comune di Pacheco, ormai questa realtà per fortuna è stata recepita, è un patrimonio comune, cioè è un patrimonio della provincia regionale di Trano. La premessa veloce, sì, la Salina Calcara, praticamente le saline dell'isola 8 della Calcara sono state inattive per quasi 50 anni, perché già dal 52-55 il precedente proprietario non riusciva a portare bilanci inutili. E soltanto da 3 anni a questa parte, dopo 3 anni di lavoro, abbiamo riattivato gli impianti. Diciamo, ma comunque la bellezza della Calcare, la bellezza del sito, cioè la bellezza della realtà della nostra riserva, quindi niente di eccezionale, perché il nostro impatto, la nostra riserva, o compreso anche le saline di Marsala, sono qualcosa di peculiare. Perché voglio trasferire il discorso da cittadino della provincia regionale di Trapani? Per parlare del concreto, in verità sia come produttore piccolo, piccolissimo, sia come cittadino di questa bella provincia della nostra amata Sicilia, praticamente noi già abbiamo 3 realtà concrete, 3 grandi opportunità che già sono concrete e abbiamo. La prima si chiama Sosot, la seconda si chiama ente gestore WWF e provincia regionale, perché se non sbaglio a Marsala. La terza si chiama ente locale, che finalmente da 2 anni a questa parte c'è un interesse e dobbiamo dare atto al sindaco quando parliamo. Perché parlo di Sosalt? Perché forse molti non sanno, i trapanesi, che dopo grandi sacrifici della famiglia Dalì in questo settore, che ormai per quella famiglia non è un settore storico, da oltre 100 anni penso, no? Da oltre 100 anni, molti non sanno che la Sosalt è oggi un'azienda leader in Europa. E quindi noi, io come trapanese, sono orgoglioso di questo. Cioè noi abbiamo dei trapanesi che con grande sacrificio e grande professionalità sono riusciti a diventare azienda leader in Europa, oltre che sul piano commerciale conosciuta in tutto il mondo. Quindi da produttore, avendo questa realtà concreta, un'esperienza del campo indiscussa dai risultati, chiedo e ottengo sempre, perché dobbiamo dare atto che il professore Giacomo e comunque la Sosa hanno rappresentato sempre grande disponibilità, mai un no, mi ricordo in 10 anni, mai un no, in 10 anni di collaborazione, che io sono un loro ospite in sintesi.
nonno Mauro. Perché? Perché è pacifico che purtroppo la produzione del sale fino ad oggi è una produzione povera. Come ha detto il professor Dalì, i piccoli produttori soltanto con la produzione tradizionale o meno del sale purtroppo hanno il bilancio in rosso. Quindi noi produttori piccoli che cosa andremo a fare e cosa io spero di fare, perché sono entrato in produzione soltanto da quest'anno, mi metto vicino alla Sosalt, esatto, e cresco già come produttore. Oltre alla grande iniziativa, che sono sacrifici di quasi 10 anni, nel tentare, e ci stanno finalmente riuscendo, perché poi, sapete, si parla di produttore, cosa va mai in verità, l'idea del dopo, è un'idea che nasce dalla Sosalt, ci stanno riuscendo, abbiamo questa ulteriore opportunità. La seconda opportunità concreta, quindi noi ci avviamo noi produttori a crescere con la Sosalt che è già cresciuta, quindi grande elemento positivo di elementi concreti che abbiamo già, una realtà trapanese, cioè il progetto di fruizione delle saline di Trapani e Marsala non è qualcosa che si deve costruire, già in essere da oltre 10 anni, è un fenomeno già concreto, tangibile, avviato. E come registrarlo e incrementarlo, questo dovrebbe essere lo spirito di questi incontri, perché c'è un fenomeno assodato. La seconda realtà sono gli enti gestori, perché molti non sanno che la fruizione al pubblico delle aree protette è già un dato acquisito da oltre 10 anni, perché Trapani, non conosco la realtà di Marsala, però Trapani già dal 95 al 96, grazie al centro visite, da questo servizio di fruizione al pubblico. Prova ne è che le nostre saline sono conosciute in Europa e in Italia, non erano conosciute fino a 2 anni fa dai trapanesi e dalla regione siciliana. Ancora il 10%, forse soltanto il 10% dei trapanesi conosce le nostre saline, ma tutti gli altri non conoscono. Ed è questo altro elemento importante, ma non perché è un'altra grande opportunità concreta dove noi produttori andremo a alimentare questo ed utilizzare questo grande elemento concreto. Perché essendo ad oggi pacifico che la produzione in sé, come produzione del sale, non riesce a portarci il bilancio non in attivo ma in pareggio, è evidente che la fruizione dell'attività tradizionale, la fruizione dell'attività, già porta, già è una realtà concreta, con piccoli passi, un minimo di sopravvivenza o di integrazione economica che ci consente, secondo noi, o almeno secondo me, sono molto fiducioso, di avere non soltanto i bilanci in pareggio, ma di incominciare a sperare in un prossimo, ma speriamo in un breve futuro, perché noi dobbiamo sapere che cosa dobbiamo lasciare ai nostri figli, cioè di lasciare ai nostri figli, quindi la continuazione della generazione, un'azienda almeno che non porta debiti. E quindi in questo modo noi che cosa andiamo a garantire? Questa realtà. Perché come ben ha detto il professore Giacomo, il senatore Dalì, la realtà della riserva è una realtà di produzione di sale, cioè di salinari. Se noi praticamente non invertiamo questa tendenza della negatività e quindi non possiamo sempre costringere la famiglia Sosalt, la famiglia Dalì a scucire soldini per anni ed anni per portare i bilanci inutili, esatto. Avendo questa grande opportunità in concreto già operativa della fruizione, noi speriamo bene per lasciare il testimone ai nostri figli e quindi i nostri figli ad altri. Avendo già questo flusso turistico in essere, non rimane altro, visto il fiorire delle iniziative dei privati, che finalmente i singoli produttori, che poi siamo pochissimi, saremo 7-8, se non col caso, quando siamo 10, che siamo cominciati a prendere coscienza di esaminare e concretizzare questo principio della fruizione, che attenzione fa presa in maniera spaventosa
per il turista è entusiasta, il turista siciliano, italiano, europeo è entusiasta di vedere la raccolta del sale in concreto, di toccare il sale, è entusiasta. Gli olandesi, io dico questo perché ho avuto questa esperienza da settembre, ma loro che operano nel settore da tanti anni, e gli olandesi che sono per noi, se no non so di acque, canali, mulini, vengono e dicono sì, noi abbiamo i mulini, ma qua è un'altra cosa, ma lo dicono con gli occhi di fuori, ma questo dicono questo, dice, ma qua è un'altra cosa. E allora, mutuando, stando vicino agli enti gestore, questa esperienza della gestione del flusso turistico, già noi immediatamente, non abbiamo bisogno di fare programmi, signori, non abbiamo bisogno oggi della promozione politica del territorio, già immediatamente noi abbiamo il flusso turistico da privati perché è già gestito da oltre 10 anni. E devo dare atto che secondo me, se parliamo della realtà di Trapani, sto chiudendo, la gestione dell'ente gestore, così come la gestione del Museo del Sale, ha consentito, da trovare la famiglia Burcasa, ha consentito di far conoscere questa realtà almeno a livello europeo. Almeno a livello europeo. Quando nessuno voleva sentire parlare delle saline, quindi da solo, che oggi. Quindi sinergia totale, collaborazione totale affinché possiamo incrementare questi centri visita e portare economia a Trapani. Portare però da domani mattina già non le portiamo, cioè non occorre che programmiamo il lavoro. Cioè ogni giorno ci sono i turisti e bisogna razionalizzare e programmare nell'ottica evidentemente del turismo sostenibile, poi parliamo in 3 secondi e chiudo. E diventa rilevante in questo contesto che se uno apre oggi la televisione si confonde di fallimenti totali, quello sta fallendo, l'altro sta fallendo, il governo sta fallendo, le aziende chiudono. Teniamo presente che in Sicilia non c'è più industria, teniamo presente che le attività tradizionali non avranno futuro, secondo me, le attività tradizionali in questo momento, almeno nel meridione, e noi abbiamo una grande chance concreta che si sta avviando nella nostra provincia il fenomeno del turismo. Cioè noi abbiamo un futuro a Trapani, nella provincia di Trapani, un futuro certo. Rispetto alla attività tradizionale, in questo momento storico di grande crisi. A questo punto l'altra chance dell'ente territorio, finalmente da 2 anni a questa parte, negli anni assente totalmente, l'ente provincia e l'ente comune sia di Pacifico, di Marsala che di Trapani hanno preso atto che questa è promozione, che parlare delle saline, della riserva, delle saline Trapani, Pacifico e Marsala è promozione del territorio. E finalmente dobbiamo dare atto che da 18 mesi a questa parte c'è un fiorire di iniziative di interessamento. Certamente il sindaco del comune di Pacifico è stato uno dei precursori, anche perché è una persona intelligente e ha capito che con quello che ci offre il territorio, ci offre poco, agganciarsi non soltanto al melone, ma alle saline forse più produttivo sul piano dell'immagine. Qua all'aglio. E ha visto bene. Bene ha visto l'ente provincia, che dobbiamo dare atto con 12 mesi a questa parte e stiamo vedendo un interessamento concreto. Speriamo che questo interessamento in concreto sia anche rappresentato dall'ente comune di Trapani, forse perché sa che c'è il Pacifico, insomma, che tenta di fare tutto, quindi, però certamente un impegno dovrebbe essere diverso, sicuramente l'impegno ci sarà dal comune di Pacifico. Noi che cosa chiediamo all'ente territoriale? Soltanto promozione di immagine, non chiediamo, non ci interessano i finanziamenti, promozione di immagine. Perché il Pacifico, che incrementando la fruizione, e poi vediamo come chiudo, delle riserve, incrementiamo il flusso turistico della città o dell'intera provincia trapanese. Quindi l'elemento è economia della provincia trapanese, non soltanto del territorio di Pacifico, di Nubia, di Marsala. E già sono elementi in concreto operativi che possiamo domani mattina utilizzare, così come tentiamo di utilizzare giornalmente. Chiudo di
dicendo questo, nelle more di cementare, perché l'idea del senatore D'Alì certamente un'idea interessante, ho notato condivisa da tanti ambienti, di riportare a un progetto di regia della fruizione, dell'autorizzazione della nostra bellissima e rilevante realtà naturale, esatto. Però questo percorso, che è interessante, certamente consumerà dei mesi, non dico degli anni, perché l'architetto così mi guarda, diciamo degli anni. Nelle more di questo percorso, che vedrà tanti attori, certamente noi dobbiamo prendere oggi una decisione immediata per i piccoli passi che vorranno fare per non bloccare questo fenomeno che si sta cementando, cioè la fruizione. E i piccoli passi sono soltanto due. Uno, voi lo vedete guardando il dépliant del WWF, vedete la prima pagina, la prima redazione fotografica, vedete la terza, l'ultima. Noi abbiamo un regolamento del 95 dove in zona A è consentito soltanto la fruizione a piedi o in bicicletta. E siccome tutte le saline sono in zona A, così abbiamo un regolamento che non prevede, perché l'attenzione non è colpa di nessuno, perché è una volontà legislativa, una volontà politica, che poteva avere una logica in un certo momento, per carità, non è una critica, che sia chiaro, è una proposta di collaborazione, dove inibisce a tutt'oggi che le realtà immobiliari non possono essere destinate se non a produzione del sale o a ricerca scientifica. Quindi, se volete buttare miliardi, possiamo fare i musei, le cose, qualcosa non si può, possiamo fare ricerche scientifiche, insomma, ma i miliardi sono finiti, quindi speranza non ce ne sono più. Allora è evidente che, siccome il proprietario, noi proprietari che saremo 10, 15, non so, delle saline con annessi bagni, tenete presente, l'avete visto, la salina Calcara, così come tante altre, ha un bagno del 400 e del 500 e sono 1800 metri quadrati. E voi non è che potete pretendere che un privato vada a ristrutturare, spendere 5 milioni di euro per poi guardarla, perché non ci posso fare niente. Cioè non ci posso fare niente perché il regolamento attuale me lo inibisce. Io evidentemente posso ritagliarmi un 100 metri, va? 150 metri, ma esagerato, 1800 metri quadrati per la mia residenza prenderebbero per Napoleone. Ecco perché il proprietario di questo vano, vedete, di questo vano, la prima ritrazione del WWF, ha abbandonato l'immobile. Vedete come invece il proprietario dell'ultima fotografia, cioè il centro business di Maria Stella, che è della famiglia Lusentino, invece ha ristrutturato il vano, perché è stato indiviso al centro business. Quindi qual è l'esigenza immediata? Se il cittadino della provincia regionale di Trapani vuole una reale fruizione, quindi l'incremento razionale programmato controllato, quindi promuovere il nostro territorio, si deve porre il problema che cosa ne facciamo dei bagni. O diamo una destinazione concordata, esatto, o altrimenti nessuno andrà a ristrutturare questi bagni, perché avremo tutti. E attenzione, vi è un pensiero comune di tutti gli attori, non c'è nessuno che non vuole affrontare, anzi, la problematica, quindi dal produttore all'ente gestore, alla classe politica, sono coscienti che secondo me è venuto il momento di sederci in un tavolo in 3 secondi e dire va bene, creiamo un minimo di servizio al turista, e quale potrebbe essere? Ecco, il turismo programmato, ecosostenibile, però sempre turismo deve essere. E allora che facciamo? Vogliamo continuare a dire al tedesco che deve venire a Trapani con la bicicletta o a piedi, perché oggi solo questo possiamo fare, o a piedi con la bicicletta. L'ingegnere Mistretta a piedi non ci viene, perché lo conosco, e neanche con la bicicletta, dopo 5 minuti si ferma. A questo punto noi possiamo ipocriti, oppure dobbiamo prevedere una regola che sia l'eccezione in zona A, per dire facciamo una fruizione, andiamo ad autorizzare, non so,
un gruppo di persone col pullman o 10 macchine, quello che ci indicheranno le autorità per tutelare altre esigenze, che sarebbe l'ecosistema, che anche noi lo siamo ecosistemi, perché ricordatevi che tutta questa avifauna deve dire grazie ai produttori delle acque che gli consentiamo come cormorani, noi le pesce non si mangiano i pesci e quindi consentiamo al turismo di vedere i cormorani, di vedere senza contribuzione degli enti pubblici, senza contribuzione degli enti pubblici. Questa è un'esigenza in concreto, perché si collega a che cosa? Alla fruizione, cioè di erogare la zona A, perché le bellezze prevalentemente sono in zona A, con una regola minima per una destinazione diversa delle zone già realizzate, quindi non parliamo di ampliamento di cubatura, non parliamo assolutamente di realizzare nuovi edifici, non esiste una chiara volontà di tutelare l'ecosistema, su questo non ci piove, però dobbiamo prendere atto che se non diamo una destinazione diversa, limitatissima, e quindi dobbiamo incidere immediatamente con l'accordo di tutti in questo, altrimenti noi blocchiamo questo fenomeno, ma già lo stiamo bloccando, perché se in 10 anni l'ente gestore ha incrementato la fruizione, perché ha avuto la fortuna di avere un centro visite, lì dentro fa la strada provinciale, quindi ferma i pullman e poi si programma. Chi ha la disgrazia di avere proprietà in zona A e le sale sono tutte in zona A, non si può permettere di far entrare i pullman, perché la regola lo inibisce. E allora, se il fenomeno si incrementa come si sta incrementando, se non abbiamo una nuova realtà, che non abbiamo soltanto un ente gestore o il museo del sale, ma anche gli altri privati, che cosa ne facciamo di queste che dicono voglio fare fruizione, sono disponibile, i turisti vogliono entrare, i turisti vogliono pagare, però noi non ci possiamo impegnare, cioè non ci possiamo obbligare, perché ci sono queste piccole difficoltà che sicuramente andremo a risolvere. Allora, se voi, classe dirigente, unitamente all'ente gestore, unitamente all'assessorato, già ci risolvete questo piccolo problema, noi produttori, noi privati, che andiamo a garantire che il fenomeno della fruizione verrà triplicato, quadruplicato dal prossimo anno. L'idea bellissima, e chiudo, della fruizione dei canali navigabili. Questa è un'idea bellissima che potrà portare Trapani sul piano, non dico europeo, ma mondiale, però dovrà consumare dei tempi tecnici, perché è un'idea che deve essere recepita da tutti. Tutti la recepiscono, per voi in concreto ci sono notevoli difficoltà, perché quando si parla di canali di fruizione canale navigabile, tutti devono sapere che il 90% dei canali sono tutti interrati, quindi non vi illudete che domani mattina noi possiamo arrendere i canali navigabili, se non le realtà private come la Calcare o l'altro, che già noi l'abbiamo puliti, non strutturati, puliti. Già la Calcare è pronta alla fruizione. La Calcare è già pronta, così come potrebbe essere pronta la famiglia Burcasi con il canale di mezzo, pronta alla fruizione di Amara. Però anche questo è un fenomeno che ci devono dare delle indicazioni. Quindi queste sono piccole cose nelle more del grande progetto, ma che se fate domani mattina, fra un mese, voi vi garantite un aumento esponenziale della fruizione del turismo nella realtà delle saline, che attenzione avrà un riflesso diretto o indiretto, non solo diretto ai proprietari, perché si può pensare che no, perché poiché i proprietari sono tutti in zona, quindi avranno una limitazione nel dare servizi, ad eccezione del VC, che a tutti dobbiamo portare, cioè non possiamo dire 10 persone sono e basta, invece 15 devono andare a Trapani, il VC ci deve essere per tutti. Esatto, se abbiamo una limitazione che sia giusta, perché essendo in zona A in particolare settore, quindi una regola che ci consenta di far entrare a gruppi o a poche soggette, e quindi non possiamo certamente parlare di ristorazione come fenomeno di massa,
o alberghi come fenomeno di massimo, ma i 10 posti letto, ma se io programmo 50-100 persone, o tutti i produttori programmano 50-100 persone di fruizione programmata, che significa? Che se io ho 10 posti, gli altri 90 li devono cercare nella zona B di Nubia, quindi che posso immediatamente incrementare trattorie, B&B e alberghi, oppure a Trapani. Quindi voi ci dovreste pagare se modificate questa, perché la città di Trapani o la realtà della zona B di Nubia avrebbe un incremento immediato di economia. Signori, grazie e buon lavoro. Abbiamo dato più tempo, come dico, avvenuto prima con il professore, e poi facciamo una consigliazione tra me e me. Lei è arrivato tardi, ma ha imparato presto, mi pare di capire. Allora, adesso passiamo, perché sono un coffee break che invece salta per una questione di orario, il caffè ce lo prendiamo subito dopo.